mettere qua un piccolo rec. Ed eccolo qua, il nostro amico di oggi che ci ha concesso di vedere una sua partita. Per cui ecco subito le cose da dire, ok? Provate, fate e buttatevi. Le Open League sono ottime per mettersi alla prova. Sono davvero ottime per mettersi alla prova. Che voi vinciate o perdiate, le prime quattro league le potete fare, ok? E un buon metodo per iniziare davvero a capire a che livello siete. Se durante le partite aperte siete messi più o meno con quelli al vostro livello, qui entrate un attimino nell'ottica del dove sono carente, dove posso migliorare. Nelle open, nei game open, obiettivamente questo processo non lo si può fare, ok? Nelle ranked si può fare. Solo nelle ranked, nelle open ti può capitare una lobby fatta di soli newbie, una lobby fatta di gente incredibile o una lobby giusta al tuo livello. Le rank invece definiscono in maniera chiara cosa sei in grado di fare, dove sei in grado di arrivare. Ed eccolo qua, il nostro terzetto, un terzetto che vi ricordo sta giocando da pad. Ok, cosa importante, punto numero uno, si pinga molto bene questa squadra, in qualche maniera già inizia a... Inizia già col piede giusto. Punto numero uno, comunicazione. Quando si gioca in terzetti la comunicazione è importantissima, il sapere dove andare è importante. Punto numero, altro consiglio, nel landing, come in questo caso, un'occhiata a destra e sinistra dove si è, soprattutto nelle rank, per non buttarsi nelle parti quelle più torbide, piene di nemici, è importante definire il tutto. Questa è la nuova season, amici, è una game fatto, è stato fatto qualche tempo fa. Vedremo come prosegue, vedremo cosa si riuscirà a fare. Molto bene, un compagno deve aver snicciato. Ecco, cosa molto importante, snicciate, dategli informazioni e poi da quelle informazioni cercate di trarne un qualcosina. C'è stato un lieve impasse da parte di questo player che prima prende, poi non prende, insomma, siete precisi, ok? Non ho detto che dovete essere veloci, ho detto che dovete essere precisi. Dopodiché, buono anche il fatto che mettere le cose nell'inventario con l'ordine che più ci appare corretto per noi è cosa buona e giusta. Non esiste un ordine corretto, esiste l'ordine che noi vogliamo. Indubbiamente le scelte più consone, quelle più comode, soprattutto se giocate. Sì, è normalissimo, l'ho zittito io il rumore del game. Posso metterlo di sottofondo poco. È importante, come dicevo, l'ordine, no? Perché indubbiamente vi permette di, dopo un po', di entrare in quella meccanica, cioè quel tasto ha quell'ordine, quel comando, quelle armi particolari, ok? E, altra cosa che potrei un attimino recriminare, se così possiamo definirlo, a questo nostro player. E essenzialmente, ecco appunto perché sapevo che parlava, per cui devo abbassarlo. E che se il tuo compagno ha snicciato, e avevamo visto che aveva snicciato, tu come minimo un occhio lo devi buttare in giro. Ti guardi più a destra e a sinistra, sai che c'è un terzetto, sai tutto, vedi, lo vedete sotto la minimappa che è stato fatto fuori solamente un player della squadra avversaria. Tu non puoi continuare a fare che cavolo vuoi, lo puoi fare se non hai armi, ma qui siamo già a un livello di armi e loot che, amico mio, tanta roba. Non serve continuare in questo caso. Siamo già tardi sullo snitch e sulle informazioni che ci aveva dato prima il nostro compagno. Ok?
Non sappiamo cosa si stanno dicendo, io vi faccio solamente notare una piccolissima cosa, e cioè del fatto che se il vostro compagno ha snicciato, vi ha dato un'informazione, tale informazione dovrebbe essere in qualche modo utilizzata in maniera sapiente. Appunto, sappiamo che abbiamo 500 di legname. Perché stiamo continuando a farmare legname? Potevamo andare all'attacco già quando ne avevamo 200. Eccetera, eccetera, eccetera. Questa persona, inoltre, se posso dare un altro consiglio al nostro amichetto, è essenzialmente quella che non apre la minimappa. Non l'ha ancora aperta. Una mappa serve indubbiamente a comprendere, a capire un po' come si andrà ad evolvere la situazione. In particolar modo della safe. Altra cosa, tenete sotto controllo in maniera importante, aprendo la minimappa, anche il quantitativo di player e di team che ci sono in quella partita. Non sono tante cose. Non ci sono tante cose. Sono quelle poche cose da fare una dopo l'altra, no? Questa mossa non ha significato. Oppure Gabbo chiede: cosa ne pensi del lancia cose del terzo spazio armi? Il terzo slot, quello centrale, è quello che io definirei un po' jolly. È a vostro piacimento, ok? Non c'è un particolare utilizzo. Il primo slot indubbiamente per un'arma a lungo medio raggio. Non è un cecchino, state ben attenti, lungo medio raggio, state ben attenti. Parlo di un assalto, parlo di una K. Ok? Secondo spazio, il fucile a pompa che più ti è utile. Il terzo spazio in questo caso è il... Se non vado errato è il radar, no ragazzi? Ok. Direi che potrebbe non essere utile in questo frangente. Potrebbe esserlo utile nell'endgame, ma adesso no. Nel terzo spazio, come vi dico, dipende molto dalla situazione. È chiaro che se avete la possibilità, qualche bomba ci starebbe bene. Un fucile a cecchino ci starebbe bene, ma il fucile a cecchino ci sta bene nelle parti iniziali del game. Una parte delle bombe a mano ci sta bene quando siete in uno scontro ravvicinato, qualche build fight, perché esplode, fa male e potete buttare giù facilmente delle costruzioni. Anche qui, comprendere cosa si sta facendo, o comunque cercare di farlo in una determinata velocità. Ok? È chiaro che c'è il fattore della scoperta, è chiaro che c'è tante cose, però la safe sta arrivando. Potreste trovarvi essenzialmente in un cavolo di sentire gli spari ed ecco che arriva qualcun altro. Se dovete parlare con gli NPC cercate di farlo nel breve tempo. Ma soprattutto non perdete le cose importanti di vista. In questo caso, la rotazione. Ok, se la stanno un po' sgaggiando, sicuramente la rank 1 è molto sgaia, molto fast nel liberarsi e nel tirare via, scremare, ecco, se così possiamo definirlo, scremare un po' i player di basso livello. E infatti sono 24 già i player alla fine della prima rotazione. Più tempo andrete avanti, no? Più tempo andrete avanti, più le vostre rank aumenteranno e più le persone non moriranno all'inizio. Eccetera, eccetera, eccetera. Che bello il lama! Ecco, anche il lama, questa nuova modalità che corre sparocchia e che comunque dovete fargli un po' male. Giusto, tutto bene, tutto fantastico, tutto incredibile. Occhio a cosa fate. Cioè, nel senso, signori, avete sparato in due, un vostro compagno, il terzo, è rimasto indietro, lo vedete dalla minimappa,
lo vedete che non è qua e siete in un terzetto, state facendo che cazzo volete. Ribadisco, in un primo momento può andare benissimo tutto, ma poi potreste in qualche rank più avanti, magari già alla 4, alla 5 o alla 6, questi errori, minuzie, non van bene. Ok, momento molto funny, momento molto molto sciolto, si dà giù alla gallina, solamente 23 player e ancora il nostro amico non si è deciso neanche lontanamente ad aprire la minimappa, a mettere un punto. Non si è ancora deciso a fare nulla di tutto questo. No, no, non c'è nessuna parola, tanto è bassissimo ed è già anche limitato dal mixer di Streamlabs OBS. Utile, molto utile fare questo. Ecco, siete pieni, siete zeppi di materiale, di mats. Vi manca la coesione. Due da una parte, due dall'altra. Ed ecco che arrivano le batoste. Oh mio Dio, ti hanno appena sparato. Oh mio Dio, ti hanno appena tirato via 60 di scudo. Un player da una parte, un altro player dall'altra. Ti è andata bene. Ribadisco il concetto. Ti è andata bene. Perfetto. Ok, dobbiamo vedere un attimino adesso come si comporta nel build fight. Va bene, il building ci sta. Ok. Stai molto attento, amico, perché stai andando molto su, molto velocemente. E essenzialmente non stai definendo una strategia, cioè costruisci tanto, definizione di quello che vuoi fare zero. Calma, torniamo un attimino indietro. Torniamo un attimino indietro. Siamo qui, ti è appena arrivata una fucilata. La prima cosa che fai è buildare. Va bene, ci sta, molto bene. Ok. Prendi e vai via. Ecco, ma invece che andar via, stai lì molto vicino, quasi a portata dei loro spari, e ti becchi un altro fucilazzo a pompa nel mento. Non ti sei allontanato e ti sei curato? No, sei stato lì, dove hanno potuto vedere dove stavi atterrando. Dopodiché inizi a buildare, vai tanto in alto, ma tanto in alto per ottenere cosa? Non c'è una strategia, non c'è un attacco, ed improvvisamente, occhio, attenzione, vedete qua, editiamo, lui non sa dove si trova il nemico, attenzione, non guarda dalla parte dietro, dove i nemici hanno attaccato. Mi seguite in questo discorso? E infatti, buc! Oh mio Dio, improvvisamente il nemico è dietro di me. Ma se fate caso a come si è mosso, ha dato proprio le spalle al punto in cui i nemici stavano pushando. Completamente perso la posizione e l'idea di dove siano. Ed è così che si becca un paio di fucilate potenti nella faccia. Ed è così che amore, facile e veloce. Attenzione, vediamo adesso un attimino la loro squadra. E due si erano un attimino ricoesi. Anche qui, amici, guardate che cosa l'inventario di questi player. Gli altro butta via gli scildini e il medikit per... Obiettivamente sì, è anche buona come arma, ma occupa due spazi. Ok? Occupa due spazi quello che butta il getto di slurp. Qui invece abbiamo un uomo che ha sei scildini e nessun medikit. E infatti ci troviamo molto male. Ecco cosa serve il radar. Molto bello, utile, fantastico. Molto bene, uno switch estremamente veloce tra tutto. Questo player indubbiamente sa cosa sta facendo.
e si porta a casa la vittoria. Sì, ma se la porta a casa per sui meriti, ok? Di abilità, di velocità, di gestione, capacità, pensiero e capacità di mettere insieme una strategia, ok? Non ci voleva molto. Non facciamoci spaventare da persone che costruiscono tanto. Non facciamoci spaventare dalla velocità degli altri player. Fortnite è un insieme enorme di abilità da mettere in campo. C'è la mira, il saper fare, il saper agire, il saper analizzare, il saper dare delle risposte. Ok. Vediamo, un duo non è una ranked, ragazzi, ma comunque è comunque importante, e anche da questi game possiamo capire qualcosina e tante altre cose. Allora, il ping è stato messo, il landing c'è tutto. È da vedere un attimino le abilità e le qualità di questi player. Ok, due sulla sinistra. No, sono tre i player in un'area molto piccola. Bisogna assolutissimamente prendere un'arma e poi o telare o iniziare a sparare duro. Molto bene, ha già tutto. Un assalto blu e un coso perfetto. Non lasciate l'arma lì così, eh. Consiglietto, non lasciate l'arma lì così. Perché? Perché quell'arma potrebbe essere... Ci sono tanti player. Potrebbe essere raccolta da qualcun altro. Ok? Ok, occhio. La trasparenza sempre in attenzione, ragazzi. Perfetto. La trasparenza in questo caso, quando si sta per completare, no? Un po' il tutto, comunque dà informazioni all'avversario. E anche qui, amici, ho capito il piano del investiamolo, ma in attenzione. Ora qui in molti potrebbero dire: "Bah, potresti costruire". Sì e no. Cioè, hai già fatto fuori due player. Ok? Sai che ce ne sono altri, ma se tu dovessi costruire attireresti l'attenzione. In questo caso, dietro quella staccionata, magari osservando un pochetto meglio la situazione, diciamo che essenzialmente quello che parrebbe, potrebbe apparire un errore, si potrebbe anche dare per sì, va più che bene. Ok, continuiamo a lottare, continuiamo ad andare avanti. Come fai a sapere qual è la città, la zona che adesso vai? Vai un po' come vai? Vai che ti porta vai? Appunto. Adesso c'è una macchina. Si inizia a buildare. Ragazzi, la qualità non è dovuta a me, giuro, né alla streaming. È dovuta proprio al senso stretto di come questi ragazzi streamavano e giocavano. Ok? La qualità della stream. Mi è piaciuto, sono arrivati con la macchina e poi quando hanno visto che non potevano far niente se ne sono andati a gambe levate. Essenzialmente anche questa è una strategia che non è male. Ok, eccolo là, c'è un building da rifinire, stai attento, così facendo avete visto ha messo un obliquo direttamente sopra la testa del suo alleato che in qualche modo poi si è trovato a sbattere e che... corso, diciamo, un po' è corso dopo. Attenzione a quando giocate così, eh? Attenzione a quando fate i build fight in doppio e in trio. Guardate, lui è qui. Sbaglia il primo... sbaglia la posizione della prima diagonale. La seconda la mette giusta e gliela mette in testa al suo alleato. Missato, missato.
E poi qua si inizia la, vedete, si parte con un build e poi si finisce una sparatoria, si scala, giusto, ogni tanto mi perdo, e poi si finisce di una sparatoria all'arma bianca, una sparatoria, se così, senza un build, senza una parete, senza una scala, no, non serve a niente. Prima si overbuilda 300, dopodiché ci si dimentica di tutto, tutto. Lui spara col fucile a pompa, io sparo col fucile a pompa. Non metto una barriera, una scala e poi sparo. No. Si inizia a fare i cosiddetti western, no? Dove i due sono lì, niente in mezzo. Chi colpisce, colpisce. Diventa poi una questione tutta di mira e velocità nel fare le cose. E comunque, attenzione, da dietro, era lateralmente, scusate, sono stati presi, ok, cerchiamo informazioni, non sanno dove sono, ma sanno che ci sono, molto bene, giusto così, mettete una barriera, informazioni, cecchino, e tante care cose, appunto, calma. È successo di tutto e di più. Allora, qualcuno in chat dice: l'arma spara troppo lenta. Hai perfettamente ragione. Se l'arma però spara tanto lenta, quindi non è un mitragliatore, non è un assalto, non è una cappa, quello che devi fare è cercare di mettere in corpo dell'avversario il maggior danno possibile. Quindi cercare di beccare un critico. No? Quindi magari aspettare qualcosa in più e non fare più, 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 più. Ma è una scelta del giocatore. Non spetta a noi assolutissimamente decidere se era l'arma giusta o l'arma non giusta, se è meglio un mitragliatore o è meglio un fucile a cecchino. Dico solo che ogni arma è diversa. Avere un assalto leggendario epico, minchia, fa gola a tutti, fa gola a chiunque, piuttosto che una cappa della stessa rarità, no? Fa gola a tutti. In questo caso non c'era l'arma, lui ha pensato all'arma, diciamo, di più alto livello, in questo caso gli è capitata questa leggendaria e l'ha presa. In base a quello che ha preso, deve modificare il suo stile di shooting. Ora, torniamo un attimino indietro. Dove la parte più importante è questa. E cioè, noi stiamo sparando a un player. Missiamo 4 colpi. Quindi non è una questione dello spara lentamente, è la questione che ne imbrocca uno e ne missi 4. 1 a 5. Altrimenti, se avessi dovuto fare 5 colpi e ogni colpo metteva dentro intorno ai 35 di danno, 35, 70, 140, 175. Avresti praticamente noccato il player avversario. Quasi noccato. Quasi. Invece ne ha mancati. E già qui è un'altra cosa da mettere. È una cosa da dire. Non diciamo subito: quell'arma fa cagare. Un colpo su 5. Uno su 5. Seconda cosa che è successa. Ti concentri su un player e ti dimentichi di tutto. Non dico che ogni volta che devi sparare, obiettivamente, devi buildarti. No, quello assolutissimamente no. Però i momenti peggiori non sono durante questi fight. Il momento peggiore è appunto durante le rotazioni finali. Vedete che la safe si sta riducendo. I giocatori arriveranno verso di te. Per cui se tu sei già in mezzo, sei già nella safe, ti devi aspettare che qualcuno arrivi dalle zone che appunto verranno coperte dalla zone, a meno che tu ovviamente dietro di te non abbia il mare, non sia coperto e hai analizzato la rotazione,
Questi la rotazione non l'hanno mai neanche lontanamente analizzata. Ora, molto bene, ti copri, molto bene, ti fai uno shield, molto bene, te ne fai un altro. Perfetto, in tutto. Ok, se potessi proprio dirne un'altra, mi sarei proprio fatto una barriera proprio importante intorno a me e mi sarei curato al 100%, perché in questa season ci sono i cecchini. Appunto, non mi potete venire a dire e il cecchino spara lento, ma se il cecchino becca, il cecchino becca. E sono tanti danni. E come vi dicevo, non osservando un attimino la situazione, andando a muso, hai visto un nemico, ha iniziato a spararli. Non hai detto, aspettate, facciamo durante il finale della rotazione, durante il finale del game, un'analisi, uno sguardo più approfondito. Ci stava? Ha voglia che ci stava. E infatti, un nemico da qua è un nemico, se non vado errato, il colpo da dove cavolo gli è arrivato? Ah, da dietro, ok, era il nemico proprio da dietro, era quello là. Ok? Pensavo che il nemico, ci fosse un altro nemico da dietro ancora che arrivasse. Più quello è ancora vivo. Ok. 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 Molto interessante creare questa gran struttura e poi completamente sbattersene e uscire. Molto, molto, molto furbo. Anche qui sono finezze, ok? Uccidi, nocchi. Ha creato 4 barriere. Questi più lunghi. Questo un po' tutto. Il Maz è praticamente finito. Finito. Totalmente finito. Dopodiché non è contento. Vuole uscire. Quindi quello che è costruito improvvisamente non gli interessa più e va fuori. Dove c'è un'astronave? Lo sappiamo, le astronavi in questa season sono abbastanza coriacee e complicatine da gestire. Guarda che adesso arriveranno a te i colpi probabilmente. Ecco appunto, cosa ho detto io? Ah, gli ho detto 2 secondi. Guarda, se l'astronave sta colpendo l'avversario davanti a te, di certo non è il tuo alleato. Stai attento perché dopo sparerà a te. Quindi tu, piuttosto che andare a rompere le palle e cercare di portarti a casa quella kill, perché non sei sfuggito in un'altra direzione? Potrebbe essere una chiave di lettura? Potrebbe essere stata l'idea giusta? Considerando che è morto, considerando che il player sopra l'astronave era in posizione molto avvantaggiata e tutto qua, quanto, non ha avuto tempo per fare materiale. Non è vero, Lollo, non è assolutissimamente vero. Ha overbuildato e non ha prodotto abbastanza mats nei momenti iniziali del game. Non li ha prodotti. Assolutissimamente. Ed è così che in questa season le astronavi sono importantissime, o per meglio dire, sono una grande rotta di palle. Quando ve ne trovate una, quando siete pressati da un'astronave, quello è il vostro obiettivo principale. Non riuscite? Sì, tela. Ebbene sì, ragazzi, abbiamo cercato di dare una lettura di tutto quello che potevamo, ok, di questi due game che ci hanno indubbiamente insegnato qualcosina in più e ci siamo portati a casa un piccolo bagaglietto di conoscenze, magari un pelino più alto. Ora, noi qui su Twitch andiamo avanti, ok?
Sblocco un attimino la registrazione. Per tutti voi invece, amici di YouTube, che vedete questo in un prossimo futuro video, vi invito qui su Twitch, vi invito a scrivere cosa ne pensate, e adesso attacchiamo Apex.